Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti in Kiwi! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti nella grotta di Kiwi ragazzi. Oh, che bello rivedervi. Allora ragazzi, partiamo subitissimo ragazzi col dire che già lo sapete, se avete aperto il video già lo sapete. Oggi ragazzi vi dirò alcune curiosità su Pokémon Scarlatto e Violetto, che poi è anche collegato ad altre cose che tra poco vi dirò, ma vi dirò se quando, dopo che vi siete ragazzi iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate, fa tutte le cose che dovete fare sempre, insomma raga, ve lo dico sempre, cioè fatelo, dai che mi servono gli iscritti, mi servono, dai. Quindi ragazzi, iniziamo subitissimo ragazzi con la prima curiosità di Pokémon Scarlatto e Violetto. Allora, prima curiosità, Pokémon Scarlatto e Violetto è uscito quest'anno proprio in concomitanza della vincita del campionato mondiale di Ash. Ve lo ricordate Ash, il protagonista di Pokémon? Quest'anno ha vinto il titolo mondiale, è diventato finalmente allenatore mondiale dopo 25 anni. Quindi ragazzi, è andata proprio in concomitanza di questa sua vittoria. Seconda curiosità, questa Pokémon Violetto è uscito quest'anno, come ho detto poco fa, a 25 anni dall'inizio. E sapete proprio perché a 25 anni? Proprio perché Pikachu, essendo il suo Pokémon di riferimento, Pikachu è il 25esimo Pokémon. E quindi uno è andato in concomitanza, 25esimo Pokémon, 25 anni, quest'anno è diventato campione del mondo. Terza curiosità, sapete perché si chiama Pokémon Scarlatto e Violetto? Perché, come nell'ultima puntata dove Ash è diventato campione del mondo, lo Scarlatto era l'avversario di Ash e il Violetto era il colore di riferimento di Ash. Quarta curiosità, in Pokémon Scarlatto e Violetto i nuovi Pokémon sono 23 su Scarlatto e 24 su Violetto. Questo perché? Perché Pikachu è il 25esimo Pokémon, quindi 23, 24 e 25, tutto collegato ragazzi. Quinta curiosità, se vedete sopra alla coppa del mondo che vince Ash ci stanno delle scariche elettriche, se vedete ci stanno delle scariche elettriche, questo perché è un chiaro riferimento a Pikachu e a Pokémon Violetto, che è il colore di riferimento di Ash nell'ultimo combattimento per vincere il titolo mondiale. Sesta curiosità, nell'ultimo combattimento per vincere il titolo mondiale Ash si è battuto contro Charizard. Ve lo ricordate Charizard? Il Charizard che nelle prime stagioni Ash lasciò libero perché voleva essere libero. Quindi questo è un chiaro riferimento alle prime stagioni di Charizard, che lasciò libero, e alcuni dicono che sia lo stesso Charizard che Ash lasciò libero e poi è stato catturato eventualmente dal suo avversario. Settima curiosità, come dicevamo, Ash ha vinto il titolo mondiale nell'episodio 132, ma se andate a vedere nell'episodio 132 di Yoto Journey, Ash va in una torre dove c'è questa scuola di ragazzini, dove Ash dice che è un allenatore di Pokémon. Il suo sogno è poter diventare allenatore mondiale di Pokémon. E c'è un ragazzino tra gli alunni che lo ricorda molto ad Ash. Questo, e dice che sarà lui invece a diventare il campione del mondo.
E Ash ovviamente lo guarda come per dire, vabbè, calma fa, sarò prima io. Sarò. E questo, ragazzi, è un chiaro riferimento anche a quella puntata dove Ash un po' si rivede quando era tra i banchi di scuola. Ottava curiosità. Ash vince, come dicevamo, il titolo mondiale dopo 25 anni con il Pokémon Pikachu, proprio lo stesso Pikachu che prese 25 anni fa. Nona curiosità, sapete che Pikachu, dal 25 anni che sono passati, è l'unico Pokémon che è rimasto nella sua versione base, cioè non evoluto, l'unico in tutto il mondo Pokémon. L'unico è stato Pikachu e ha vinto il titolo mondiale. Decima curiosità, se vedete le immagini di Pokémon Scarlatto e Violetto, potete notare che c'è una leggera somiglianza grafica, diciamo, con la schermata di combattimento tra Ash e il suo avversario. Quindi è tutto collegato. E niente ragazzi, quindi queste sono delle piccole curiosità o aneddoti oppure dei piccoli collegamenti. Voi ragazzi li sapevate? Se li sapevate commentate qua sotto, se non li sapevate commentate sempre qua sotto, se ne sapete di altri commentate sempre qua sotto ragazzi. Noi invece ci vediamo all'episodio di venerdì dove vi spoilererò altre puntate della stagione mercoledì. Dai che stavolta ve lo dico poi, ve lo spoilerò proprio bene, ve lo spoilerò e ci saranno anche la votazione delle altre due puntate di mercoledì. Dai ci vediamo venerdì. Mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale! Sciocari!